Signori e signori, buonasera, benvenuti al Teatro Sperimentale, nonché a questa serata un po' particolare che ci farà vivere un momento magico sulle note di questo concerto musicale che stiamo per assistere. Ma prima di entrare nel vivo di questo spettacolo e presentarvi gli artisti che si esibiranno qui su questo palco, vorrei dare la parola al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Cittadella Margheritacca per un breve saluto. Quindi la parola va al dirigente scolastico, professoressa Maria Alessandra Bertini. Grazie per la partecipazione. Devo dire che è un po' emozionante salire in questo palco, in un teatro emblema dell'arte sotto varie molteplici forme, soprattutto dopo un periodo di stacco e di lontananza che ci ha visto stare un po' lontani da tutti i luoghi e dai contenitori culturali che diffondono la cultura. Questa sera è una sera un po' particolare, il 22 giugno, una giornata nel pieno solstizio d'estate, un giorno in cui in tutta Europa, in tutte le strade, in tutti gli angoli, si diffonde la musica ed è per questo che racchiude la giornata europea della musica. Una musica che unisce la scuola, questo è stato un po' l'hashtag che è stato richiamato dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito della Settimana Nazionale per la Promozione e la Diffusione della Pratica Musicale. E noi l'abbiamo subito raccolto, perché questa è una scuola nostra ad indirizzo musicale, quindi non poteva non esserci una conclusione con un momento musicale così importante. Devo dire che a sposare le intenzioni del nostro progetto è stato anche il Rotary Club di Ancona, il distretto 2090, che ha condiviso le intenzioni profonde della nostra progettazione e quindi ha sostenuto la nostra iniziativa e ha reso possibile una manifestazione, la manifestazione in questo teatro questa sera. Un ringraziamento va naturalmente a tutti i ragazzi, agli allievi del corso di indirizzo musicale, che in ogni momento, anche durante il lockdown, hanno dimostrato con grande passione, coraggio ed impegno l'amore verso la musica, verso questa arte così delicata e anche raffinata. Un ringraziamento va ai genitori che ci hanno sostenuto in ogni momento, hanno condiviso con noi le scelte e speriamo che non siano state disattese. Così come un ringraziamento va a tutti i docenti del corso di indirizzo musicale, i maestri di questi ragazzi che li hanno aiutati, che li hanno accompagnati con grande senso di responsabilità, di impegno e di valori nella conclusione di questo primo ciclo di istruzione, di questo percorso di studi. Un ringraziamento particolare va alla direzione generale, al direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, il dottor Marco Ugo Filisetti, presente qua in sala e al quale desidero dare la parola per un saluto istituzionale. Grazie dirigente Bertini, buonasera a tutti quanti voi. Come direttore generale del Ministero dell'Istruzione mi porto il saluto del Ministero e del Ministro Bianchi, oltre che naturalmente di tutto il sistema scolastico di istruzione marchigiano che è rappresentato appunto dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal suo direttore generale, cioè il sottoscritto. Mi complimento con il dirigente scolastico, abbiamo iniziato l'anno scolastico in questa scuola e diciamo così che concludiamo la parabola di questo anno, appunto in questa giornata, in questa serata, che va un po' a chiudere le attività scolastiche della vostra scuola, anche se sappiamo tutti che l'anno scolastico poi finisce formalmente il 31 di agosto. Mi complimento per la scelta del solstizio come festa, un'indicazione della festa della fine anno della scuola. Perché? Perché il solstizio è una data importante che ha sempre accompagnato l'umanità e ha sempre rappresentato nell'ambito dell'umanità il giorno in cui, il giorno più lungo dell'anno, non ovviamente, no? Perché le ore sono di più di 24, le ore sono sempre 24 ovviamente, ma il giorno più lungo dell'anno perché è il giorno in cui appunto il sole rimane nel cielo per il periodo maggiore di tutto l'anno. Questo è indicare che la luce vince sulle tenebre, in qualche modo
quindi il bene vince sul male. E quindi con questo auspicio che di questa vittoria del bene sul male e della rinascita che appunto accompagna il giorno del solstizio, noi chiudiamo questo anno pensando alla nostra rinascita, che rinasce la nostra scuola, che ovviamente avverrà a settembre del prossimo anno con tutti i nostri ragazzi che sono ovviamente scorsi nel successivo anno scolastico. Quindi con questo auspicio, con questa consapevolezza, rinnovo i complimenti alla scuola, a tutti i suoi docenti, a tutto il personale del nostro istituto, e mi auguro e ci auguro una bellissima serata, come sicuramente sarà grazie alle capacità dei vostri ragazzi, dei vostri nostri ragazzi. Buonasera. Questo è un bello spirito, anche perché i ragazzi qua dietro le quinte insomma fremono per iniziare, ma non saranno soli perché, come dicevo, saranno accompagnati dai loro docenti che si esibiranno insieme a loro in performance, e ci sarà anche un intervento straordinario che in qualche modo dà spessore agli esiti di un percorso che questo istituto ha svolto. È la presenza e la partecipazione straordinaria di un'ex allieva che dalle sue bellissime note di canto ascolteremo dei pezzi veramente straordinari. E quindi io direi che non posso che augurarvi buon ascolto sulle ali del canto e sulle ali della musica. E quindi restituisco subito la parola al nostro presentatore. Grazie e buon ascolto a tutti. Il 22 giugno è anche la data appunto che segna il solstizio d'estate, un solstizio che quest'anno speriamo possa essere speciale, che possa coincidere con un ritorno concreto e simbolico, oltre che simbolico, alla vita, dopo questo lungo periodo che abbiamo vissuto di lockdown. E dunque il fascino di questo giorno ci deve infondere gioia e speranza che possa essere, diciamo, di buon auspicio per una ripresa. Arrivati a questo punto, noi siamo pronti per iniziare ad ascoltare gli allievi del corso di indirizzo musicale della scuola secondaria Donatello, classe di pianoforte, sax, chitarra e percussioni, nel concerto musicale del solstizio d'estate. E dunque non mi rimane altro che presentare il concerto musicale del solstizio d'estate. Il canto degli italiani, conosciuto come Fratelli d'Italia, inno di Mameli o inno d'Italia, composto da Goffredo Mameli, Michele Novaro nel 1947, emblema nazionale della Repubblica Italiana, il canto popolare fu scelto il 12 ottobre 1946 come inno nazionale provvisorio, fino a giungere nel dicembre del 2017 come riconoscimento del canto degli italiani di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica. L'Oda alla Gioia o Inno alla Gioia, composta dal poeta drammaturgo tedesco Friedrich Schiller nell'estate del 1785, pubblicata sulla rivista Thalia, è conosciuta in tutto il mondo per essere stata utilizzata da Ludwig van Beethoven come testo della parte corale del quarto e ultimo movimento della sua nona sinfonia, selezionando ovviamente alcuni brani e scrivendo di suo pugno un'introduzione che è proprio rappresentata dall'Inno alla Gioia. Questa melodia, composta da Beethoven, ma con le parole di Schiller, è stata adottata come inno d'Europa dal Consiglio d'Europa nel 1972 e dall'Unione Europea. Interpretano le note nazionali i nostri sassofonisti Francesco Belletti, Andrea Ciarrocchi, Eva Gatti, Alessandro Leporoni e Lorenzo Andreoli. Seguirà un assolo al pianoforte, composto ed interpretato dal professor Stefano Santoni, Walking in Paradise. Buon ascolto a tutti. Thank you.
Federico Paolinelli, altro grande artista della musica, anconetano di origine, già a 7 anni rivela doti musicali. È subito indirizzato allo studio del pianoforte e di musica elettronica. Il suo stile è espressivo ed immediato, in cui si alternano stati d'animo, passione, riflessioni interiori di calma e di serenità. È stato scelto per l'esecuzione dei brani pianistici. Questa sera avremo il piacere di ascoltare al pianoforte Il Ricordo, interpretato da Maria Alice Frisoli, Serenamente, interpretato da Edoardo Bregagna, e Nostalgia, interpretato da Sofia Fiardi. Diremo Vinci Guerra, tra i più importanti compositori in Italia per la didattica pianistica e il stile jazzistico e moderno, ascolteremo invece Il Guerriero dalla Storia Infinita, interpretato al pianoforte da Anna Riccini. Seguirà un intermezzo di rilievo artistico, si tratta di Leonard Norman Cohen. Dalla meravigliosa voce di Cecilia Rossini, ex allieva della nostra scuola, le suggestive melodie di Alleluia. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Ambientale e polistrumentista Toshifu Inata ha attraversato mondi interi, autore di album di musica elettronica realizzati con sintetizzatori analogici. Rompe con la tradizione e Broken raccoglie brani dagli album che Inata ha realizzato tra il 1985 e il 1987.
Ascolteremo Reflection sul arrangiamento del professor Stefano Santoni, interpretato dal duo Martina Pieri al sassofono e Giulio Toppi al pianoforte. Lo sguardo e l'orecchio si dirigono poi verso i grandi maestri della musica classica, tra cui Mozart, tra i massimi geni della storia della musica, definito dal Groove Dictionary come il compositore più universale nella storia della musica occidentale. Con Franz Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven, costituisce la triade che nella letteratura musicologica appartengono alla prima scuola viennese. Ascolteremo la Fantasia K397 in re minore, interpretato dalla pianista Arianna Stacchiotti. A seguire, di Jan Tiersen, ascolteremo Comptine di Notre Dame, la Prémédie, dal magico mondo di Amélie. Aran Khatourikian, compositore armeno-sovietico, è considerato uno dei principali compositori sovietici, nato e cresciuto a Tbilisi. Si trasferì poi a Mosca nel 1921. Senza una precedente formazione musicale, si è iscritto al Gnessin Musical Institute, studiando successivamente al Conservatorio di Mosca. Reso famoso dal concerto per pianoforte e tra le altre composizioni dalla Sonatina 1959 in Do minore, che ascoltiamo dall'abilità tecnica del pianista Giulio Toppi. Il suo stile è caratterizzato da armonie colorate, ritmi accattivanti, virtuosismi, improvvisazioni e melodie sensuali. Claude-Michel Schoenberg, francese, autore di musical con il librettista e coproduttore Alain Boblil, che gli propone di scrivere le musiche per il suo adattamento teatrale del romanzo di Victor Hugo, I Miserabili. Debuttando a Parigi nel 1980, a Londra nel 1985 e a Broadway nel 1986. Stasera ascolteremo appunto un brano proprio tratto dal musical I Miserabili, intitolato Bringing Home ed interpretato dal duo Andrea Ciarrocchi al sassofono ed Edoardo Bregagna al pianoforte. Chiude questa terza parte della serata una performance di chitarra dalle corde pizzicate del professor Fabio Rossini, intitolato Lagrima, di Francisco Tarrega, uno dei principali artefici della diffusione e dello sviluppo dell'uso della chitarra moderna, e Tokia, di Federico Moreno Torruba, compositore spagnolo associato alla zarzuela, un genere musicale spagnolo. Buon ascolto.
Thank you.
siamo giunti all'atteso ensemble di chitarre. I nostri chitarristi, che vedete alle mie spalle, Esther Andorful, Greta Cardinale, Viola Felici, Nikita Lebedev, Arianna Pieralisi, Giulia Pietrucci e Tang Kisen, interpretano Sakura, le note melodiche della tradizione giapponese. Buon proseguimento di ascolto. Eccoci giungere alle note di John Lennon, cantautore britannico, compositore e cantante del gruppo musicale dei Beatles. Compose anche la maggior parte delle canzoni, formando una delle più importanti partnership musicali di successo della storia della musica del XX secolo. Ascolteremo Imagine, su arrangiamento del professor Fabio Rossini, interpretato dal chitarrista Clark Compra. Scarlet Fair, ballata tradizionale inglese di Paul Simon, narra invece la storia di un giovane che invita l'ascoltatore a domandare alla sua ex amata di svolgere per lui una serie di imprese impossibili. Solo quando avesse portato a termine il compito, ella sarebbe tornata ad essere il suo vero amore. Numerose versioni della canzone, incise o eseguite da artisti di musica rock, folk e metal, ma la più celebre decisamente è quella di Paul Simon, che questa sera ascolteremo grazie alla chitarrista Diletta Quarticelli, con l'arrangiamento del professor Fabio Rossini.
A seguire, Amazing Grace di un anonimo, interpretato alla chitarra da Bianca Toccacieli, e poi Over the Rainbow, anche nota con il titolo Somewhere Over the Rainbow, è una canzone scritta da Harold Arlen. La versione originale è cantata da Judy Garland per il film Il Mago di Oz del 1939, letteralmente oltre l'arcobaleno. Su questo palco la chitarrista Arianna Pieralisi interpreterà proprio questo brano, Over the Rainbow. Morris Albert, cantautore, musicista, compositore brasiliano, dopo aver pubblicato il singolo Feel the Sunshine, ottenne un altro grande successo con il singolo Feelings, interpretato dalla chitarrista Viola Felici. Di João Pernambuco, compositore e chitarrista brasiliano, autore di innumerevoli opere per questo strumento, ascolteremo il brano intitolato Son de Carilhos, è un coro, nome che si dà a un particolare stile musicale brasiliano e al gruppo di musicisti che lo suona. Il cosiddetto coro di questa sera è interpretato alla chitarra da Giulio Paolucci. A seguire, di Armando Reis, chitarrista, compositore ed insegnante brasiliano, con il suo brano vogliamo ricordare Conversa de Baiana, interpretato questa sera sempre dal chitarrista Giulio Paolucci. Kevin Hoben, il suo talento musicale, lo porta a comporre opere, che questa sera ascolteremo. Bouncing Little Elephant, interpretato dalla sassofonista Eva Gatti. Fernando Ferrers Martínez, pseudonimo Ferrer Ferran, compositore contemporaneo spagnolo, insegnante di musica, pianista e percussionista, ascolteremo di lui il brano intitolato Valle d'Aosta, interpretato al sassofono da Andrea Ciarrocchi. Alan Crepin è un sassofonista, compositore, educatore musicale e direttore d'orchestra belga, compositore di numerose opere per gruppi sinfonici e orchestre. Il titolo del brano che ascolteremo questa sera è Weekend, interpretato al sassofono da Alessandro Leporoni. Hyacinthe Eleanor Closet, clarinettista e didatta, le sue ricerche volte ad adattare al clarinetto il sistema Bohème contribuirono in maniera determinante alla costruzione del clarinetto moderno. Ascolteremo il brano Bolero Espagnol, interpretato al sassofono da Lorenzo Andreoli. Di Jean-Marie Leclerc, violinista e compositore francese, ascolteremo invece uno dei suoi brani dal titolo Aria di Leclerc, interpretato al sassofono da Francesco Belletti. Philip Spark è un compositore e musicista inglese, nato a Londra nel 1951 e noto per la sua banda da concerto e musica per banda di ottoni. Ha studiato composizione, tromba e pianoforte. Parallelamente alla sua carriera di compositore, le sue attività come capo d'orchestra e membro della giuria lo ha portato nella maggior parte dei paesi d'Europa. Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Stati Uniti. Stasera ascolteremo un suo brano dal titolo Almost a Rage, interpretato dal sassofonista Marco Slobodian. Chiudiamo questa quinta parte del concerto con l'ascolto di un brano di John Lennon e Paul McCartney intitolato Yesterday ed interpretato dalla voce dirompente della nostra ex allieva Cecilia Rossini. Buon proseguimento.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Siamo giunti alla penultima parte della serata con un grande genio della musica classica, Bach, compositore e musicista tedesco del periodo barocco. Ascolteremo due brani musicali. Il primo è la cantata numero 147, trascrizione per vibrofono, interpretato ed eseguito con il vibrofono dal professor Roberto Bassani. Il secondo brano musicale, Jesus bleibt mein Freund, interpretato dal professor Stefano Santoni al pianoforte. Christopher Norton, pianista e compositore britannico, ascolteremo diversi brani che elencherò in ordine di esibizione. Be Calmed, Snow Dance, Swan Song, Evening Star, Fly Away, Baby Elephant Walk di Henry Mancini e Mission Impossible di Schifrin, interpretati dai nostri percussionisti Martina Di Gioia, Daniele Cannellini, Valerio Pesaresi, Emma Carelli, Sara Caselli, Thomas Coacci e Federico Russo e Percussion Jam interpretato dal professor Roberto Bassani. La parte si concluderà con il grande artista Ennio Morricone, compositore, direttore d'orchestra, insignito dell'Oscar alla carriera per i suoi contributi magnifici all'arte della musica del film. Con grande attesa ascolteremo in un midre le più suggestive musiche tratte da colonne sonore quali C'era una volta in America, Mission e il nuovo Cinema Paradiso, su arrangiamento dei professor Cristiano Rotatori e Stefano Santoni. Le musiche saranno interpretate dal professor Stefano Santoni al pianoforte e dai sassofonisti Cristiano Rotatori, Marco Postacchini e dal professor Vincenzo De Angelis, docenti del corso ad indirizzo musicale. Buon ascolto a tutti.
Thank you.
avviciniamo alla conclusione che si apre con il dramma musicale di Henry Mancini, Pantera Rosa, noto per musica da film e brani celeberrimi come Moon River, in collezione da Tiffany, Baby Elephant Walk, dal film Atari, Peter Gundam e il tema della Pantera Rosa, che ascolteremo tra breve, su arrangiamento del professor Cristiano Rotatori. Interpretano i sassofonisti Francesco Belletti, Andrea Ciarrocchi, Eva Gatti, Andrea Lettoroni e Lorenzo Andreoli. Buon ascolto. Nei confronti del mondo e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ad interpretare questo brano musicale ancora una volta su questo palco, ad organico completo, i docenti del corso ad indirizzo musicale, la voce meravigliosa dell'ex allieva Cecilia Rossini e la magnifica cornice degli allievi del corso musicale coroneranno la conclusione del nostro concerto musicale nel solstizio d'estate. Accogliamoli ancora con un grande applauso e ancora buon proseguimento e buon ascolto. As one.